Trovato senza vita in un giardino, il corpo di un tunisino di 43 anni trovato davanti ad una casa in ristrutturazione a Camaiore. Indagano i carabinieri. È polemica sul consiglio comunale. La maggioranza fa saltare la riunione sull'aumento della COSAP. Opposizioni all'attacco. Allarme, neve e ghiaccio. Dopo il libeccio dei giorni scorsi, il soccorso alpino raccomanda la massima prudenza agli escursionisti che vanno in montagna. Un grande filecchio strapazza la Marzocco. Nel campionato di Serie D femminile, la squadra giallo-verde batte 4-1 la compagine valdarnese e difende il primato in classifica, ma la strada per la promozione in Serie C è ancora lunga. A Laghetti suona la carica dei 200, tanti gli atleti tra giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla terza edizione del trofeo invernale di corsa campestre comune di Capannori, organizzato dalla Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la cronaca. È giallo sul cadavere ritrovato all'alba di giovedì a Camaiore. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. È mistero sul ritrovamento del cadavere di un uomo rinvenuto questa mattina intorno alle 7 nel giardino di una villetta in ristrutturazione in via Mattatoio, a poca distanza dal centro di Camaiore. Le indagini in corso non escludono nessuna ipotesi. L'uomo, identificato in tarda mattinata, è Mohamed Ghanmi, tunisino di 43 anni, detto Momi, residente in una casa poco distante dal luogo del ritrovamento, a poche decine di metri dalla Misericordia dei Carabinieri. Sul posto per i rilievi e le indagini sono arrivati i militari dell'Arma, da Camaiore, Viareggio e Lucca e la polizia municipale. Il corpo senza vita era completamente nudo. Gli abiti del tunisino sono stati ritrovati di fronte alla sua abitazione. Il medico legale Stefano Pierotti, arrivato sul posto, non ha rilevato segni di violenza sul corpo né segni di trascinamento. Forse un malore dunque, oppure l'effetto di un mix di stupefacenti unito al freddo della notte. A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà l'autopsia che il PM Lucia Rugani dovrà disporre nelle prossime ore. Si farà l'autopsia e poi magari siamo in grado di essere più precisi. Per il momento è meglio non... Però segni di violenza esterni ci sono? È meglio non anticipare giudizi che poi possano essere smentiti da analisi successive. I carabinieri, guidati dal comandante di Viareggio Edoardo Cetola, al momento non escludono nessuna pista, ma quella dell'omicidio sembra la meno probabile. Sulla vicenda, tuttavia, pesa un grave precedente. L'uomo era stato vittima di un tentato omicidio la scorsa estate, aggredito la notte del 2 agosto di fronte allo stadio comunale di Camaiore da un ragazzo italiano di Capezzano con un vetro di bottiglia. Aveva riportato gravi ferite alla gola. Il suo aggressore è ancora in carcere. Lo sanno tutti che c'era... dei movimenti strani, ora io cosa? Per me era un bravo ragazzo. Ancora la cronaca, due arresti operati dalla polizia per spaccio di droga. Il primo ha riguardato un bianchino di 33 anni di Altopascio. Gli agenti si sono presentati in borghese alla sua abitazione fingendosi clienti. Sui mobili e sul divano di casa gli investigatori hanno trovato 5 sacchi contenenti complessivamente oltre 1,5 kg di infiorescenze di marijuana. Nella cantina dell'abitazione sono state poi rinvenute 20 piante di grosse dimensioni, sempre di marijuana. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. A Lucca invece la polizia ha arrestato un 28enne nigeriano sorpreso nel giardino degli osservanti in via dei Bacchettoni in possesso anche in questo caso di marijuana. Il nigeriano è stato trovato in possesso di 66 grammi della sostanza stupefacente. Al giovane, risultato essere un richiedente asilo, è stata contestata l'aggravante dello spaccio vicino alle scuole. Adesso si trova in carcere. Abbiamo un'altra notizia di cronaca: picchiato e rapinato da 3 banditi con il volto coperto. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri dal titolare del bar Daetose sulla via Bientinese nel comune di Castelfranco, ma al confine con Altopascio. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito e tramortito nel primo pomeriggio di mercoledì da 3 uomini a volto coperto che sono poi fuggiti con il denaro della cassa e dei videogiochi. Sul fatto indagano i carabinieri. La pagina politica è scontro maggioranza-opposizione a Lucca sui consigli straordinari. È scontro tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale sulle funzioni dei consigli straordinari e più in generale per le opposizioni sulle funzioni del Consiglio Comunale stesso. L'ultimo episodio eclatante si riferisce al Consiglio straordinario convocato martedì scorso e richiesto dalle opposizioni per discutere degli aumenti della tariffa del suolo pubblico.
Nell'occasione, la maggioranza ha abbandonato l'aula, accusando la minoranza, per bocca del capogruppo PD Renato Bonturi, di utilizzare questi consigli solo per fare passerella e che i costi di un consiglio comunale debbono essere giustificati da motivazioni più serie che non una richiesta scarabocchiata su un foglio senza nessun ordine del giorno. Accusa rimandata al mittente da parte delle opposizioni, che hanno ribadito in una conferenza stampa quanto l'amministrazione Tambellini utilizzi il Consiglio Comunale solo per il disbrigo delle pratiche burocratiche, svuotandolo dei suoi contenuti di dibattito e confronto democratico. Secondo Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle, infatti, molti consiglieri di maggioranza sarebbero addirittura all'oscuro di ciò che viene votato, dato che tutto viene deciso solo dai capigruppo. Ghiaccio e neve, del resto siamo in pieno inverno, il soccorso alpino raccomanda prudenza agli escursionisti e a tutti coloro che in questo periodo si recano in montagna. Dopo la forte libecciata che ha spazzato la nostra regione, il soccorso alpino e speleologico toscano raccomanda la massima prudenza ai frequentatori della montagna. Molti soccorritori hanno segnalato la presenza di neve lavorata sopra quota 1400 metri. Le precipitazioni e il forte vento hanno spazzato via il manto di neve fresca, lasciando scoperta una neve molto ghiacciata. Ad esempio, nell'Alta Garfagnana, il vento di Libeccio si è trascinato con sé dell'aria fredda. Dunque, se in pianura si è avvertita una temperatura piuttosto mite, in quota si sono registrate invece temperature sotto lo zero. Questi fenomeni sono molto pericolosi perché si assiste ad una radicale trasformazione del manto nevoso che lascia spazio a ghiaccio molto spesso e ad accumuli di neve. La situazione è pericolosa soprattutto per chi pratica sci alpinismo. Salire con gli sci, anche con l'ausilio dei cosiddetti rampanti, in alcuni tratti è proibitivo. In queste ore sulle Alpi Apuane, al di sopra dei 1000 metri, la temperatura non ha superato lo zero e dunque anche sentieri classici presentano strati di ghiaccio molto estesi, come ad esempio la via normale per la Pania della Croce da Mosceta. La situazione potrebbe divenire ancora più critica se nelle prossime ore si verificassero nevicate. Queste infatti andrebbero ad assestarsi su uno strato di ghiaccio, rendendo il terreno molto pericoloso ed instabile. Si raccomanda quindi a tutti gli escursionisti e sci alpinisti la massima prudenza ed attenzione all'evoluzione meteo. Ci sono novità davvero interessanti per quanto riguarda la nuova sede dei Vigili del Fuoco a Viareggio, le apprendiamo nel servizio. Sarà pronta tra 2 anni la nuova sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Viareggio, che dovrà essere realizzata sulla via delle Darsene, in questo terreno tra la ferrovia Viareggio-Lucca e la nuova strada di penetrazione. A darne notizia il comandante provinciale Geremia Coppola, in un incontro con il capogruppo del Movimento dei Cittadini per Viareggio, Massimiliano Baldini. Nei prossimi giorni, fa sapere il consigliere comunale, sarà firmata la convenzione tra Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Provveditorato alle Opere Pubbliche, che affiderà a quest'ultimo l'appalto per la realizzazione della nuova sede della zona Comparini e che prevede l'inaugurazione tra 2 anni. Un'opera molto attesa dal Corpo dei Vigili del Fuoco, vista l'inadeguatezza dell'attuale sede di Viale Tobino, di proprietà della provincia, che sarà dismessa. Un incontro, quello con il numero 1 dei Vigili del Fuoco, voluto da Baldini per verificare la situazione del servizio mensa, dopo le proteste di inizio anno per la chiusura della cucina espressa e l'arrivo dei pasti preconfezionati. A Viareggio la cuoca è di nuovo al lavoro e da martedì scorso è garantito il catering completo, preparazione e somministrazione dei pasti, pulizia e riordino dei locali. Non è ancora così, invece, malgrado le promesse, per le sedi minori di Castelnuovo Garfagnana e Pietrasanta, dove lavorano meno di 15 pompieri, anche se la ditta che ha vinto l'appalto avrebbe garantito nuove assunzioni. Si capirà solo nei prossimi giorni se anche nelle 2 sedi distaccate verranno mantenute le promesse. Ed ora ci spostiamo nel cuore delle Alpi Apuane, anzi andiamo dentro le Alpi Apuane per il fascino e il mistero che emana sempre la Grotta del Vento 50 anni dopo. Thank you.
Questa è la Grotta del Vento, con i suoi gioielli sotterranei, con i suoi percorsi che permettono di capire ed apprezzare ciò che la natura ci ha regalato. 50 anni fa, Vittorio Verole Bozzello aveva visitato più di 400 cavità carsiche, prima di scoprire quella che gli ha permesso di avvicinare migliaia di persone alla conoscenza del mondo sotterraneo. Questo era l'ingresso della grotta oltre mezzo secolo fa, completamente ricoperto da detriti e quindi inaccessibile. Questa, invece, è la trincea scavata con picco e pala per accedere alla grotta. E questo era il mezzo di trasporto dei materiali. Poi, nel lontano 1969, la grotta fu aperta al pubblico e poco dopo arrivò anche il primo pullman con una ventina di turisti. Oggi la Grotta del Vento è un punto fermo del turismo toscano. Aperta tutti i giorni, offre un pacchetto di 3 percorsi di visita di 1, 2 o 3 ore. Ogni anno più di 50.000 persone salgono alle pendici della Pania Secca per entrare nel cuore delle Apuane, per vivere emozioni uniche e indimenticabili. E con questo servizio sulla Grotta del Vento si chiude anche la prima parte del TG Noi. Adesso ci concediamo una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.